i convegni nei palazzi, iniziative e appuntamenti nei luoghi della politica. Divania Cardone. L'emergenza epidemiologica ha colpito duramente interi settori e categorie produttive, ma in particolare e trasversalmente le donne, con una ulteriore spinta alla loro marginalizzazione nell'economia e nella società. Su questo fronte, secondo il rapporto Women, Peace and Security Index, l'Italia è al 28esimo posto in classifica su 167 paesi e addirittura ultima tra quelli del G8, un primato negativo che certo non ci onora. Ha preso spunto da queste considerazioni il webinar dal titolo È donna e storia, empowerment e leadership al femminile, promosso il 5 febbraio scorso dall'Istituto per la competitività, dall'Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti e dal gruppo Minerva Federmanager. Convegno cui ha voluto partecipare con un videomessaggio la Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, secondo cui il tema delle politiche di genere deve tornare ad essere protagonista dell'agenda politica e istituzionale, perché per ogni esempio di leadership o successo femminile nel mondo del lavoro, dell'economia, della cultura, della scienza o delle istituzioni ci sono ancora troppe storie non raccontate. Storie di pregiudizi, di barriere, che impediscono a tante donne di talento di esprimere le proprie capacità e di vedere riconosciuti i propri meriti. Quelle stesse donne che continuano a sostenere il peso maggiore della pandemia, tra scuole chiuse e mille altre difficoltà quotidiane, perché in questi mesi di emergenza continuano ad essere protagoniste di una nuova resistenza. Una resistenza combattuta con le armi della creatività, dell'intelligenza, della generosità, della concretezza e della forza di volontà. Sono loro il miglior esempio di un potenziale femminile che vale più di un punto di PIL. E ciò nonostante, continua a essere colpevolmente sottovalutato in troppi ambiti della nostra società. Un limite, ha continuato la Presidente del Senato, che abbiamo il dovere di infrangere una volta per tutte, specie sul piano culturale, per iniziare a disegnare l'Italia del domani, un paese più forte, moderno e consapevole delle proprie risorse, libero dalle morse del pregiudizio di genere. Un paese in cui la partecipazione delle donne non sia più questione di proporzioni o quote rosa, ma un dato fondato esclusivamente sulle capacità, sulle competenze, sul merito. Un paese migliore, di pari opportunità e pari dignità. E pari opportunità per pari capacità è il motto della rettrice dell'Università La Sapienza di Roma, Antonella Polimeni, la cui elezione è stata diffusa per essere stata quella della prima donna in 717 anni di storia dell'Ateneo, mentre c'è un altro dato, ha voluto evidenziare, a suo parere ben più significativo per la leadership al femminile. Io voglio ricordare, perché è una questione di metodo e di merito, che è la prima volta che il rettore della Sapienza viene eletto al primo turno, quindi per me questo è un punto diciamo ancora più rilevante, e col 61% delle preferenze, il che vuol dire che il progetto che io ho proposto alla nostra comunità, che ricordo è composta non solo da docenti ma anche da personale tecnico amministrativo e soprattutto da studenti, è un progetto che è nato come condiviso e che quindi, proprio in virtù di questa progettualità di condivisione, ha raccolto il consenso che mi ha portato all'elezione al primo turno. Quindi in questo c'è non solo il seme, ma anche lo sviluppo di un'idea di leadership che vede la progettualità è un modo di lavorare in maniera condivisa, lavorare in squadra. Il
grande sforzo da fare in futuro sulle prossime generazioni, ha aggiunto la rettrice, è lavorare sulla consapevolezza delle capacità delle più giovani, intervenendo precocemente già nelle scuole, per esempio per quanto riguarda i corsi di laurea in materie scientifiche. Le platee di competenze femminili stanno aumentando, nelle università si registra una predominanza di studentesse e con risultati più performanti rispetto agli studenti di sesso maschile, sia in ingresso che in uscita. I numeri delle donne professore ordinario su scala nazionale, però, si attestano attualmente al 24%, ha proseguito Polimeni. Alla Sapienza va un po' meglio, al 27%, ma per lo più concentrate nell'area umanistica. La strada, quindi, è evidentemente ancora lunga. E il grande tema, come fare, come sostenere, c'è proprio la linea di conciliazione lavoro, vita personale, e quindi con i sostegni che diciamo si dovrebbero realizzare, che nel nostro paese non sono realizzati. E quindi la scelta che alcune donne in maniera obbligata fanno tra il lavoro e la famiglia, in assenza di politiche dedicate, si porta dietro un altro grande tema, che è quello della denatalità, che è uno dei problemi del nostro paese. E non c'è solo la difficoltà di conciliazione tra famiglia e lavoro. I dati Istat riferiscono che nel 2020 su 444.000 posti di lavoro persi, 312.000 sono di donne. E poi c'è il gap salariale, eppure, ha voluto evidenziare il presidente di Federmanager Stefano Cuzzilla, dove c'è governance mista le aziende vanno meglio. Là dove ci sono delle governance miste si riesce a uscire meglio dalle crisi. Perciò per noi come Federmanager i due asset fondamentali, se vogliamo cambiare questo paese e arrivare a livelli importanti, ma anche per aumentare il prodotto interno lordo, per cercare di essere più competitivi, le nostre due battaglie, sicuramente una è sulla sostenibilità nelle aziende, ma l'altra è sicuramente sulla leadership femminile. Noi oggi abbiamo bisogno, non è una questione solo di parità, abbiamo bisogno delle donne in azienda. Non riusciamo più a decollare se non c'è una governance mista. La diversità genera PIL e da economista crede nel valore degli incentivi quali acceleratori della parità nel modello economico il presidente dell'Istituto per la Competitività Stefano D'Empoli. Se parliamo di incentivi mi interessa molto immaginare una detassazione, forme di detassazione per le donne rispetto per l'occupazione femminile rispetto all'occupazione maschile. Chiaramente è difficile immaginare che si possa fare al 100% per tutto, eccetera, però sarebbe interessante, insomma, immaginare le applicazioni, magari anche in via sperimentale, in alcuni momenti magari della vita, insomma, delle donne. Sappiamo che ci sono alcuni momenti, appunto la maternità è uno di questi momenti, che sono, scoraggiano fortissimamente, insomma, le donne, e le donne non sono dall'altro lato aiutate dai datori, dalle organizzazioni nelle quali lavorano, dalle regole, insomma, che ci sono, eccetera. Un altro elemento è sicuramente quello dei congedi parentali. A questo proposito, su questo ci sono alcune norme di cui si sta discutendo in Parlamento, credo che siano insufficienti ancora, e quindi secondo me bisogna lavorare, qua sto parlando dei congedi parentali verso ovviamente gli uomini, insomma, non verso le donne. Un altro elemento di cui si parla, insomma, da tanti anni, abbiamo fatto dei progressi ma si sta davvero procedendo troppo poco, e credo che su questo il recovery plan possa, ad esempio, insomma, non solo questo, ma insomma, ad esempio su questo fare parecchio, è quello appunto degli asili nido e in generale, diciamo, del welfare rivolto appunto alle famiglie, dove tra l'altro c'è sia un problema verso i figli, ma spesso e volentieri c'è anche un problema verso i propri genitori, perché anche lì poi chi si occupa, diciamo, dei genitori anziani molto spesso, insomma, sono le donne, quindi fregate, diciamo, sia verso il basso sia verso l'alto.
Nella prospettiva della costruzione di una nuova economia ha auspicato un forte intervento sul nostro sistema di welfare il presidente nazionale UCID Gianluca Galletti, un sistema, ha detto, che in questa pandemia, ma anche prima, ha dimostrato tutta la sua inefficienza. Qualcuno ha ricordato gli asili nido. Io vengo dalla patria degli asili nido, che è l'Emilia-Romagna. Noi abbiamo il tasso di copertura degli asili nido più elevato d'Italia. Noi siamo al 33%, segue la Lombardia col 30%. Questo sistema è stato ideato negli anni 70, quindi ha oggi 50 anni. In 50 anni la regione che fa meglio con quel sistema e spende molto, e ci mette molte risorse, riesce ad arrivare al 33%. Se andiamo al sud, la percentuale di copertura si avvicina allo 0%. Ci sono alcuni posti dove l'asilo nido non esiste ancora. Allora, quel sistema non è la risposta al welfare familiare, perché comunque non avrà mai un tasso di copertura tale da poter essere vicino al servizio universale, che è quello di cui noi abbiamo bisogno. Quindi bisogna che ci inventiamo un nuovo sistema, bisogna che ci inventiamo un sistema di incentivi, un sistema di più capillare, che può essere, ne abbiamo provate di tutte, no? in questi anni, dagli asili nido condominiali agli asili nido aziendali. Certo, queste sono risposte su quali dobbiamo lavorare ancora molto, ma dobbiamo anche riuscire ancora di più a inventarci un nuovo sistema di welfare. Il sistema di welfare che è da rivedere anche per gli anziani, perché che è l'altro grande settore, lo diceva Stefano, io sono molto d'accordo, oggi la cura familiare è addirittura più spostata sugli anziani che sui giovani, no? Che sui bambini, perché facendo pochi bambini ormai, ed essendo allungata la vita media, noi abbiamo oggi nelle famiglie abbiamo più problemi di assistenza agli anziani che verso i bambini. Quindi il sistema dell'RSA ha fallito. Allora bisogna inventarsi una nuova economia e un nuovo sistema di welfare che tenga conto di questo. Io credo che la risposta noi la troviamo nell'economia civile, no? Quindi in un'economia che punta a mettere a sistema le tre gambe, le istituzioni, le imprese e il terzo settore. Vogliamo essere valutate per quello che sappiamo fare, indipendentemente dall'appartenenza di genere. Così Maria Luisa Pellizzari, prefetto e prima donna vice capo vicario della Polizia di Stato, che è iniziata la carriera nel 1985 come vice commissario, in un mondo allora prettamente maschile, ha vissuto la sua esperienza come una sfida. Quando sono entrata non avevo un modello di riferimento femminile che potesse rappresentare appunto un punto di riferimento a cui ispirarsi, perché donne non ce n'erano, quindi è chiaro che ce lo siamo dovuto inventare e il rischio era di assumere modalità o comportamenti che non erano tipicamente femminili o comunque che non mi fossero consoni, e io questa strada non l'ho scelta, mi sono guardata allo specchio e ho pensato che l'unica modalità era di restare me stessa in tutto, nell'abbigliamento, nelle modalità, nei comportamenti, nel modo di approcciarmi, nel modo di comunicare, nel modo di affrontare i problemi. Ho mantenuto questa modalità fino ad ora e mi sono trovata molto bene. Il mio è un lavoro che è un lavoro di team per definizione, cioè prevede un ascolto di tutti, quindi innanzitutto la parte sicuramente dell'ascolto, in cui le donne sono più abituate, sono più proprio geneticamente, ancestralmente formate, e il concetto di non di rappresentare per il tuo team un punto di riferimento. E poi vengo all'impegno, alla determinazione, e poi vengo comunque alla difficoltà che hanno rappresentato tutte, che io non nego, di conciliare, soprattutto in un'attività che non prevede orari. È chiaro che c'è un'enorme difficoltà,
a gestire gli impegni privati, diciamo, familiari, e che prevedono una stretta organizzazione quasi pari a quella che uno deve mettere in campo in ufficio. È una gran fatica, è questo, però io sono contenta di averlo fatto e spero che noi che abbiamo raggiunto dei livelli di leadership o comunque di vertici delle organizzazioni, rappresentare proprio quello stimolo e quel modello che io non ho avuto quando ho iniziato il mio percorso di carriera per le giovani generazioni. Il tema del merito e del talento ha attraversato la testimonianza di Monica Parrella, dirigente generale dello Stato ed ex direttrice generale delle pari opportunità, che ha voluto sottolineare come i percorsi femminili, se assistiti da garanzie come quelle concorsuali, siano pari a quelli maschili e come invece la situazione cambi radicalmente quando entra in gioco il tema della cooptazione. Davvero che nell'università, se la base, diciamo, delle studentesse di più della metà, le ricercatrici sono praticamente la metà, però man mano che si sale fino ad arrivare ai lettori abbiamo pochissime persone, proprio perché si passa sulla base di un sistema di cooptazione, no? E quindi il tema chiaramente è rilevante in tutti gli ambienti, dove c'è la possibilità di combattere tra virgolette armi pari, il tema del merito non si pone perché appunto i talenti sono equidistribuiti. Ma per le poche o tante donne che arrivano a ricoprire ruoli di direzione generale, ce ne sono tantissime, ha osservato ancora Parrella, che fanno, in quanto obbligate e magari di pari talento, scelte differenti, di maggiore vicinanza alla famiglia. Ho avuto un figlio a 40 anni, insomma, in realtà ci sono le donne che hanno giustamente più figli e li hanno in età più giovani, e molte di queste, non tutte chiaramente, hanno fermato la loro carriera. Sappiamo benissimo, nel settore privato, molte di queste donne escono dal mondo del lavoro. E quindi è chiaro che il tema della leadership e la responsabilità che hanno le donne che sono in posizione di leadership è molto forte, soprattutto nei confronti delle nuove generazioni, che secondo me non devono assolutamente, diciamo, trovarsi più nell'imbarazzo della scelta tra la famiglia e la carriera, e invece ancora lo sono tremendamente in questo imbarazzo. Questa è la verità. Quindi c'è chi ci riesce meglio e chi ci riesce peggio, comunque chi si fa disincentivare da ambienti che spesso non sono affatto collaborativi. Perché poi di questo stiamo parlando, la ghettizzazione avviene spesso in maniera inconsapevole da parte di ambienti che sono tarati su esigenze che non vanno incontro a chi ha, per esempio, esigenze di conciliazione vita-lavoro superiori a quella che normalmente hanno gli uomini. Ma il mondo sta cambiando, la leadership delle donne si sta affermando e con lei, ha concluso con ottimismo Parrella, nuovi modelli che presuppongono una visione e un approccio diversi e più ampi. Cioè, se noi guardiamo alla situazione oltreoceano e guardiamo al nord Europa, in cui abbiamo Estonia, Norvegia, Lituania, Islanda, Finlandia, Danimarca, con premier donna, e addirittura l'Estonia con premier e presidente della Repubblica donna, comprendiamo come ci troviamo in una situazione un po' differente da quella in cui anche noi dal punto di vista lavorativo siamo vissuti. C'è un momento in cui le donne oggettivamente possono cambiare il modo in cui si governa e si è leader nel paese. Allora, che tipo di leadership secondo me le donne dovrebbero propugnare? Io mi rifaccio a quello che ha detto, che sta dicendo da un po' di tempo, una grande leader mondiale, che è la premier neozelandese, che si chiama Jacinda Ardern, che ha detto e continua a dire che bisogna essere forti e gentili, no? Due parole importanti, perché la gentilezza, che è la parola inglese kind, vuol dire anche essere premurosi, che vuol dire occuparsi degli altri. Non sto parlando di una leadership compassionevole, ma ci stiamo rendendo conto che queste donne leader, in questo periodo così complicato, sono riuscite a venire incontro ai bisogni delle persone, a rassicurare le persone e a portare avanti un modo di guidare, di essere leader,
diverso da quello tradizionale della, diciamo, del potere fatto di autorità. La capacità di prendersi cura degli altri e di risolvere i problemi insieme è la cifra di queste leader donne. E il punto è che noi non siamo nati con questo, cioè, voglio dire, la gentilezza, l'essere, tra virgolette, remissivi o, diciamo, accudenti, è sempre stato considerato un modello di debolezza, non di forza femminile. È stato sempre, come dire, non dico interpretato, ma comunque utilizzato per dare un'idea di sostanzialmente di mancanza di autorevolezza. Mentre invece qualcosa sta cambiando, ci si è resi conto che in momenti difficili serve questo tipo di leadership. E sull'esperienza dei paesi scandinavi è tornata la presidente del Consiglio Nazionale Giovani, Maria Cristina Pisani, secondo cui dove la presenza delle donne nelle istituzioni è maggiore, lì si riscontrano politiche di work-life bilanciate. Questo cosa ci porta a pensare? Ci porta a pensare che laddove effettivamente sono le donne a decidere, abbiamo un'opportunità in più di invertire la rotta anche rispetto appunto alla programmazione politica e poi anche normativa dei nostri paesi. E questo è importante perché è un tema che ovviamente riguarda soprattutto i paesi del sud Europa, ma è un tema mondiale. Basti pensare, oggi in pochi lo dicono, che soltanto il 19% delle donne siede nei luoghi della rappresentanza, quindi soltanto il 19% a livello mondiale delle donne ha un ruolo all'interno delle istituzioni pubbliche. È un dato, come dire, che nel 2021 in realtà non dovremmo neanche parlare. Io dico spesso, anche riferendoci al contesto italiano, che se è vero che il 55% della nostra popolazione è composta da donne, va da sé che il 55% delle donne dovrebbero appunto sedere in Parlamento, questo per un principio di democrazia, di pari rappresentanza, e anche perché io parlo sempre non di uguaglianza, perché gli uomini e le donne portano con sé appunto delle esperienze diverse, ma di parità, il termine più giusto per indicare appunto la necessità di offrire pari opportunità. Nel mio caso io parlo spesso anche non solo di donne ma anche di giovani, di offrire pari opportunità appunto alle diverse componenti della nostra società. L'inclusione e la parità di genere devono diventare sostanziali e non più solo formali o dichiarazioni di intenti, così Renata Tebaldi, coordinatrice nazionale Federmanager Gruppo Minerva, che conta oggi a livello nazionale circa 6.000 iscritte tra dirigenti, quadri e alte professionalità. È indispensabile assolutamente un'inversione di marcia, un cambiamento culturale che serva a innovare e a far crescere le aziende, ma sicuramente tutto il sistema paese. Sono convinta che la svolta ci sarà quando si vorrà pensare che per un ruolo aziendale o istituzionale a guidarne dovranno essere le scelte di competenze e di meritocrazia, senza pregiudizi, perché le differenze secondo me sono un fattore di ricchezza e un'opportunità. Finalmente, ha poi osservato Tebaldi, dopo 70 anni il contratto nazionale dei dirigenti industriali contempla la parità di genere, nonché un osservatorio bilaterale Confindustria Federmanager che si occupa di monitorare i temi di pari opportunità anche relativi al gap retributivo, un tema stigmatizzato purtroppo ancora molto attuale. Il differenziale retributivo, come sappiamo, è ancora un tema molto spinoso. Il dato è preoccupante in quanto i numeri sembrano ancora in aumento, e questo sicuramente deve anche farci riflettere su quanto ancora oggi sia difficile per una donna realizzarsi nel mondo del lavoro e allo stesso tempo poter avere una famiglia. L'importante risultato ottenuto per aver inserito questo osservatorio è fondamentale anche per mettere in evidenza e portare all'attenzione di questo problema, e quindi sensibilizzare non solo le aziende ma anche l'opinione pubblica e le istituzioni su questo tema, che non è da sottovalutare, secondo me è da contrastare, al quale bisogna dare delle risposte concrete, uniformando le retribuzioni basate esclusivamente su merito e competenze e non farne una questione di genere.
Le imprese femminili in Italia sono 1.300.000 e rappresentano il 22% del totale delle imprese italiane, ha puntualizzato Valentina Parenti di Gamma Donna. Un grande potenziale che rimane in larga parte inespresso, un incredibile spreco di talenti, come lo definì Mario Draghi quando era ancora governatore della Banca d'Italia. Per il 96,8% si tratta di microimprese, ovvero con meno di 10 addetti. Le imprese medio-grandi sono pari allo 0,3% del totale e due terzi di queste si trovano al centro-nord. La crisi innescata dal Covid, ha aggiunto Parenti, non ha fatto altro che accentuare le disuguaglianze e mettere in evidenza come una destinazione dei fondi di Next Generation EU che non tenga conto dell'impatto di genere ex ante ed ex post determinerà sicuramente un aggravamento della disparità di genere sul mercato del lavoro. Parenti. Non ci stancheremo mai di ripeterlo, il tema femminile e dello sviluppo dell'imprenditoria femminile in particolare non è una questione sociale o di equità, ma come sappiamo benissimo e lo sappiamo soprattutto in questa sede, è in primis una questione economica legata alla crescita del paese in termini di PIL e a un mancato gettito fiscale. Ma non solo, mi permetto di sottolineare che l'imprenditoria femminile è anche un'occasione imperdibile per portare una diversa visione di sviluppo, che l'emergenza sanitaria ha evidenziato come quanto mai necessaria. Le imprese innovative guidate da donne, come testimoniano anche i dati raccolti in questi 15 anni attraverso il premio per l'imprenditoria innovativa Gamma Donna, puntano a migliorare la qualità della vita. Sono più green e attente all'impatto sociale. Insomma, si fanno portatrici di una visione lungimirante che è molto femminile, legata alla sostenibilità. Fino a prima dell'emergenza sanitaria, l'imprenditoria femminile cresceva a un ritmo 3 volte superiore a quello maschile. Lockdown ed emergenze hanno però azzerato questa crescita. Come conferma l'ultimo rapporto nazionale Imprese in genere di Unioncamere, che è stato diffuso a fine novembre, nel 2020 le iscrizioni di nuove imprese a conduzione femminile alle camere di commercio sono crollate, più di quanto non siano calate quelle maschili. In particolar modo nel Made in Italy, nel turismo e nella cultura, settori che sappiamo l'emergenza ha penalizzato fortemente. Frenate nella voglia di mettersi in proprio dalla pandemia, le imprenditrici, secondo il rapporto di Unioncamere, mostrano maggiore necessità di supporto economico e finanziario e sono molto meno fiduciose degli uomini su un rapido rientro alla produttività pre-Covid. La rete Inclusione Donna è unita nell'obiettivo comune di sensibilizzare istituzioni e settore privato per rimuovere i pesanti ostacoli che impediscono la realizzazione di una piena parità di genere nella rappresentanza e nel mondo del lavoro, ha detto la sua fondatrice Sila Mochi, aggiungendo di ritenere che il momento storico sia particolarmente favorevole alla realizzazione simultanea e integrata di alcune azioni ritenute fondamentali. Ne abbiamo individuate 5. La prima è mettere a sistema le misure per la parità di genere, purtroppo spesso proposte in modo distonico e non sistemico dai due rami del Parlamento, al fine di tenere sempre presente la sua natura multidimensionale. La seconda è la definizione di uno schema di certificazione per la parità di genere, basato su norme standard uni, adottabile gratuitamente in modo democratico da parte di aziende pubbliche e private di ogni dimensione. L'adozione di questa certificazione dovrà prevedere premialità in caso di gare di appalti, sgravi fiscali, dovrà essere messa mano al codice degli appalti. Per fortuna alcune buone pratiche sono state messe in atto sia dal MEF sia dalla Regione Lazio negli ultimi mesi. La terza è individuare una famiglia di misure, un set di indicatori, Key Performance Indicator, in grado di supportare sia il monitoraggio costante delle misure poste in atto e quindi di misurare l'azione del governo in merito all'effettiva adozione di misure per la parità di genere, sia la reale aderenza a politiche di genere da parte di aziende pubbliche o private, che sono il vero volano per l'incremento dell'occupazione e quindi di conseguenza della rappresentanza femminile nella società. La quarta è realizzare una piattaforma di business intelligence. Si parla tanto di tecnologia, di digitale, allora proviamo a utilizzarlo effettivamente per quello che serve anche per il raggiungimento della parità. Questa piattaforma dovrebbe integrare le statistiche di genere e i dati disponibili ad oggi in modo frammentario,
su più fonti, in carico a diversi comitati e dipartimenti pari opportunità, centrali, locali, al fine di rendere disponibile un sistema di reporting in grado di supportarne le decisioni in ambito legislativo e di ricerca, quindi ex ante, ma di monitorarne anche al contempo gli effetti attraverso i suddetti indicatori, quindi ex post. In ultimo, ma non in ultimo, istituire quella che è un po' la cinghia di trasmissione di queste quattro azioni, che è un soggetto istituzionale che effettui la valutazione di impatto di genere, quindi ex ante, delle proposte normative, dei piani di spesa pubblici, inclusi i fondi del Next Generation Europe, con compiti di indirizzo, vigilanza, controllo, che esprima un parere vincolante sugli stessi provvedimenti legislativi. A questo soggetto deve essere attribuito il compito di monitorare, ovviamente ex post, l'effettiva destinazione ed efficacia dei fondi allocati in termini di miglioramento degli indicatori di gender equality.